dedica tre capi a tre diverse figure giuridiche correlate alla mancata produzione degli effetti corrispondenti a ciò che è voluto dalle parti. Cioè abbiamo tre diverse categorie di invalidità: la nullità, l'annullabilità e poi la rescissione. Allora, la nullità consegue alla mancanza di uno dei requisiti di quell'articolo 1325, al caso in cui l'oggetto manchi dei requisiti di quell'articolo 1346, al caso dell'illiceità della causa o dei motivi e al caso della contrarietà del contratto a norme imperative di legge. Salve diverse disposizioni di legge, la nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice, il contratto nullo non può essere convalidato e l'azione di nullità è imprescrittibile. Tuttavia, il contratto nullo può produrre effetti relativi a un diverso tipo contrattuale nel momento in cui questo ne presenta tutti i requisiti di forma e di sostanza e nel momento in cui, avuto riguardo agli interessi e alla volontà delle parti, emerge che essi lo avrebbero concluso se avessero saputo della nullità. L'annullabilità, invece, può essere domandata solamente dal soggetto nel cui interesse essa è posta e secondo un termine di prescrizione quinquennale. Inoltre, l'annullabilità può essere opposta dal convenuto nel giudizio di esecuzione, anche se l'azione è prescritta. Il contratto annullabile è passibile di convalida, convalida che può aversi innanzitutto attraverso una dichiarazione scritta dal quale emerge la menzione del contratto e il motivo di annullabilità e nel quale appunto si dichiara la volontà di convalidare quel contratto. Dall'altra parte invece il contratto annullabile può essere convalidato attraverso l'esecuzione da parte del soggetto legittimato a far valere tale annullabilità, purché egli sia consapevole dello stesso motivo di annullabilità. L'annullamento che non dipende da incapacità legale fa salvi però i diritti acquisiti dai terzi in buona fede, salvo gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale. Nel capo dedicato all'annullamento abbiamo però anche un ulteriore rimedio, che è quello della rettifica per il caso di errore di calcolo. Rettifica che si pone, diciamo, un'alternativa rispetto all'annullamento, poiché nel caso di errore di calcolo l'annullamento è escluso se la controparte si offre di rettificare il contratto, cioè di eseguirlo secondo le modalità che, del contratto che le parti intendevano concludere. Infine, abbiamo la rescissione, prevista per il contratto concluso in stato di bisogno e in stato di pericolo. La rescissione può essere domandata dal solo interesse nel cui inter dal, dal solo soggetto nel cui interesse essa è posta entro un termine di prescrizione annuale e non può essere eccepita dal convenuto nel giudizio di esecuzione se l'azione è già prescritta. Inoltre la rescissione non incide sui diritti acquisiti dai terzi, salvo la trascrizione della domanda di rescissione. Peraltro, una prima distinzione da sottolineare è quella tra contratto nullo e contratto inefficace, perché in entrambi i casi si parla di un contratto che non produce effetti giuridici, ma la correlazione tra la fattispecie e questa mancata produzione di effetti giuridici è differente nei due casi. Nel caso del contratto nullo, infatti, il contratto manca dei requisiti essenziali richiesti dal legislatore, ossia la fattispecie sottoposta al giudice diverge dallo schema legale tipico predisposto dal legislatore. Invece, nel caso di contratto inefficace, quest'ultimo presenta tutti i requisiti richiesti dalla legge, ma manca di alcuni elementi ulteriori, estranei rispetto ai requisiti, cui però è subordinata l'efficacia del contratto stesso. Perciò generalmente i contratti inefficaci vengono suddivisi in due categorie. Da un lato abbiamo i contratti condizionati, nei quali non si sia verificata la condizione sospensiva oppure si sia verificata la condizione risolutiva. Dall'altro lato abbiamo quei contratti la cui efficacia è subordinata a un atto o a un'autorizzazione da parte di terzi, per esempio i casi nei quali è richiesta l'autorizzazione da parte della pubblica amministrazione. In realtà però questa tesi non può essere pienamente accolta per il fatto che comunque quando un atto per la sua efficacia richiede un atto da parte di terzi, per esempio appunto un'autorizzazione amministrativa, tra i requisiti essenziali per la sua validità ed efficacia bisognerebbe allora tenere in considerazione non solo le norme civilistiche, ma anche le norme amministrative circa quel tipo di autorizzazione. Ad ogni modo, in generale si dice che un contratto è inefficace quando è dotato di tutti i costituenti che per regola generale sono necessari alla validità di un contratto, ma manca appunto di elementi ulteriori. Peraltro, talvolta si parla anche di inefficace in senso lato per indicare una categoria che ricomprende poi le due sottocategorie della nullità e dell'inefficacia in senso stretto. Anche l'inefficacia poi può essere relativa, per cui può essere fatta valere in giudizio solo dal soggetto nel cui interesse essa è posta, oppure assoluta, ossia può essere fatta valere in giudizio da chiunque vi abbia interesse.
la contrapposizione fra contratto nullo e contratto valido sembra essere fondata sulla stessa definizione di negozio, cioè il contratto valido è quello a cui l'ordinamento riconnette effetti giuridici corrispondenti agli effetti economici, sociali e voluti dalle parti. Quando manca questa corrispondenza, avremo invece un contratto nullo. In realtà, però, questa contrapposizione tra contratto nullo generatore solamente di un'azione per l'interesse negativo e il contratto valido generatore di un'azione per l'adempimento o per l'interesse positivo non abbraccia tutte le possibili ipotesi. Si pensi per esempio al comodato gratuito o al mandato gratuito. Nel caso del comodato gratuito, il comodante può richiedere indietro in qualsiasi momento il bene, anche se è stato pattuito in termine. Infatti, se è pattuito il termine, il comodante può richiedere indietro il bene se ne ha bisogno. Di conseguenza, l'obbligo di restituzione in capo al comodatario nasce non solo nel caso di contratto nullo, ma anche nel caso in cui il contratto sia valido e il comodante richieda indietro il bene. Per quanto riguarda invece il mandato gratuito, in questo caso, innanzitutto il mandante può revocare in qualsiasi momento il mandato, ma anche il mandatario può rinunciarvi in qualsiasi momento, salvi i danni, salvo il tempestivo avviso e salvo il periculum in mora. Quindi comunque il mandatario può rinunciare in qualsiasi momento al mandato attraverso un atto potestativo. Di conseguenza, la vera obbligazione che fa capo al mandatario nel caso del mandato gratuito non è tanto quella di fare, quanto piuttosto quella di non pregiudicare, di non danneggiare il mandante, per cui anche qui abbiamo comunque un contratto valido che però produce effetti ignorati. Ora, per quanto riguarda le categorie di nullità e annullabilità, la tradizione italiana fino al XIX secolo era solita contrapporre la categoria dell'invalidità a quella della nullità. Successivamente, però, sotto l'influsso della dottrina tedesca, si è preso a parlare dell'invalidità come di una categoria generale che ricomprende le due sottocategorie della nullità e dell'annullabilità. Come abbiamo detto, la nullità può essere fatta opera ipso iure, cioè è accertata dal giudice anche attraverso una rilevazione d'ufficio, comunque può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse ed è appunto rilevata con sentenza semplicemente dichiarativa. Il contratto nullo non può essere convalidato e l'azione di nullità non si prescrive, è imprescrittibile. Dall'altra parte invece l'annullamento, come detto, può essere fatto valere solo dal soggetto nel cui interesse è sopposto entro un termine di prescrizione quinquennale e l'annullamento prevede comunque la possibilità di convalidare il contratto annullabile. In realtà però questa contrapposizione non è sempre rispecchiata dal legislatore, nel senso che vi sono per esempio delle ipotesi dove questa contrapposizione viene meno. Per esempio nella disciplina sul matrimonio. E tra l'altro questa contrapposizione non può propriamente fondarsi sulla prescrittibilità o meno dell'azione, perché innanzitutto il termine di prescrizione per l'annullamento inizia a decorrere solamente dall'esecuzione del contratto. In secondo luogo, talvolta la nullità non può più essere fatta valere in giudizio per carenza di interesse, per esempio quando le azioni restitutorie sono prescritte e le azioni persecutorie sono paralizzate dall'usucapione. Peraltro, molti contratti nulli possono poi essere sanati. E allora la contrapposizione fra nullità e annullamento sembra fondarsi solamente sul potere del giudice di rilevare o meno d'ufficio il vizio e in secondo luogo sulla natura dichiarativa o costitutiva della relativa sentenza. In realtà però anche questa circostanza sembra venir meno in talune ipotesi. Si pensi per esempio al contratto di azione termine, il quale è nullo nel momento in cui all'interno dello stesso contratto non sono stabilite le copie minime per ciascuna edizione e questa nullità è posta a tutela proprio del contraente, del concorrente considerato più debole, ma talvolta l'esercizio dell'azione di nullità potrebbe danneggiare proprio tale soggetto, per cui la giurisprudenza ritiene che qui la nullità possa essere fatta valere solo dal contraente nel cui interesse essa è posta. E allora la giurisprudenza avrebbe potuto semplicemente riqualificare l'invalidità come annullabilità piuttosto che come nullità, ma ha invece preferito parlare di una nullità relativa, cioè di una nullità che partecipa di tutti i caratteri della nullità generica, salvo il fatto di poter essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, poiché la nullità relativa può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse essa è posta. Ed è esattamente quanto accade anche per i contratti conclusi con il consumatore, nei quali abbiamo una nullità relativa di protezione.
La situazione peraltro si complica poi ulteriormente quando entrano in gioco le norme internazionali ed europee, perché queste talvolta richiedono per l'efficacia e la validità di un determinato atto, per esempio un'autorizzazione o un atto di terzi, dell'autorità giudiziaria o addirittura delle stesse parti. E allora la giurisprudenza si è concentrata soprattutto sul qualificare la situazione, l'arco di tempo che intercorre tra la conclusione del contratto e il momento in cui quest'ultimo diviene definitivamente inefficace oppure produce definitivamente i suoi effetti, parlando così di situazione sospesa che può aversi, per esempio, quando il contratto è concluso al di fuori dei locali del commerciante, per cui il consumatore può efficacemente pentirsi entro un certo periodo di tempo, quando un'autorità ha il potere di cancellare l'atto e quando l'atto è qualificato come invalido, nullo o inefficace, ma la sua concreta cancellazione dipende da un'iniziativa di parte. Ora, parlando di annullabilità, dal punto di vista della teoria generale del diritto, si tratta di una categoria che si pone fra l'inesistenza, cioè il difetto di almeno uno degli elementi indispensabili per la produzione di effetti giuridici da parte del contratto, e quella categoria di vizi invece compatibili con un'efficacia almeno provvisoria del contratto stesso. Dal punto di vista invece del diritto positivo, la dottrina della nullità si pone come dottrina degli effetti giuridici, nel senso che molte volte il legislatore ricollega effetti vari a contratti qualificati come nulli. Per esempio, nel caso del testamento nullo, la nullità può essere sanata dalla reale volontà del defunto, una volta che questa verrà accertata. Ancora, l'articolo 1338 stabilisce che la parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità, non ne ha dato notizia alla controparte, è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per aver confidato senza sua colpa nella validità del contratto. Quindi, in questo caso, il contratto nullo sembra quasi costituire l'elemento centrale di una fattispecie che dà luogo a responsabilità. Infine abbiamo per esempio l'articolo 2126, secondo cui la nullità o l'annullamento di un contratto di lavoro non produce effetti per il periodo in cui questo è stato eseguito, salvo si tratti di nullità per illiceità della causa o dell'oggetto. Peraltro, a volte un ruolo fondamentale è giocato dall'esecuzione del contratto nullo. O meglio, noi sappiamo che il gioco e la scommessa sono qualificati dalla legge come contratti, che però non generano azione. Tuttavia, quando vi è esecuzione, vi sarà anche irripetibilità della prestazione, quindi qui l'esecuzione gioca come elemento costitutivo della fattispecie contrattuale, al pari di quanto accade per la donazione di modico valore. La donazione di modico valore non partecipa delle formalità richieste per la donazione, tuttavia è valida se vi è tradizione, cioè se vi è la consegna, l'esecuzione. Altre volte invece l'esecuzione può avere efficacia sanante, per esempio nel caso della donazione nulla. Nel caso della donazione nulla, se quest'ultima viene comunque eseguita dopo la morte del donante, essa è valida, cioè produce effetti. Una volta accertato che il contratto è nullo, bisogna porsi due ulteriori problemi, ossia, innanzitutto bisogna capire se la nullità riguarda l'intero contratto o solo una parte di esso, cioè se sia nullità parziale o totale. Dall'altra parte bisogna capire se il contratto può produrre effetti giuridici riconducibili ad un altro tipo contrattuale. Per quanto riguarda innanzitutto la nullità parziale, essa è disciplinata dall'articolo 1419, secondo cui la nullità parziale di un contratto e di una sua clausola importa la nullità dell'intero contratto solamente se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella clausola che è colpita dalla nullità. Quindi qui la propagazione della nullità viene giustificata dal fatto che, eliminata la clausola invalida, viene meno anche il consenso delle parti alla conclusione del contratto. Invece la giustificazione della nullità parziale si ritrova semplicemente nel criterio dell'impiego più economico dei mezzi giuridici e nella rilevanza proprio dell'interesse e della volontà delle parti. Peraltro, in caso di dubbio, si propende sempre per la nullità parziale, tant'è che addirittura oggi la giurisprudenza per la nullità totale richiede un'apposita richiesta di parte. L'articolo 1424 disciplina invece il caso della conversione del contratto nullo, stabilendo che il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso, il quale presenta tutti i requisiti di forma e di sostanza, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero concluso se avessero conosciuto della nullità. Quindi, in questo caso, se vi sono dubbi, si opta per la non conversione, si ha conversione del contratto solamente se emerge chiaramente che le parti avrebbero concluso quel contratto se avessero conosciuto della nullità. Quando
quando invece per la nullità parziale, in caso di dubbio, si opta proprio per la nullità parziale stessa. L'articolo 1339 stabilisce che le clausole e i prezzi di beni e servizi imposti dalla legge si inseriscono di diritto nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi previste dalle parti. Quindi l'articolo 1339 opera in due modi. Opera sia con riferimento a un contratto dal contenuto indeterminato, quindi andando ad integrare questo contenuto perché sul punto le parti nulla hanno previsto, salvando il contratto dalla nullità. Oppure può operare sostituendo la previsione delle parti. In realtà alcuni dicono che questa disposizione risponda a un interesse collettivo, all'interesse di avere un contratto al prezzo imposto, ma in realtà ciò potrebbe essere vero solamente se nel nostro ordinamento fosse previsto un obbligo di contrarre che in realtà manca. A nostro giudizio, comunque, il legislatore conosce le varie situazioni alternative in cui può trovarsi il contraente, nel senso che può darsi che egli consideri male minore accettare il sottostare al calmiere, può darsi che egli voglia rinunciare al contratto per tentare una nuova operazione in borsa nera, o può darsi che egli voglia rinunciare al contratto per tentare una nuova operazione lecita. E allora, nel primo caso, l'imposizione e l'operatività dell'articolo 1339 si giustifica proprio con l'interesse del contraente. Nel secondo caso la giustificazione è evitare un'operazione illecita. Nel terzo caso invece si vuole semplicemente evitare di riservare un trattamento differente a situazioni in realtà analoghe. Accanto alla nullità abbiamo però come altra figura di invalidità l'annullabilità. E taluni hanno fondato la distinzione fra nullità e annullabilità sul fatto che il contratto nullo manca di un requisito essenziale, mentre nel contratto annullabile il requisito essenziale c'è, ma è viziato. Altri invece ritengono che la nullità tuteli un interesse pubblico, l'annullabilità invece un interesse privato. In realtà, la vera distinzione fra nullità e annullabilità può basarsi solo su un dato formale, ossia il contratto annullabile è suscettibile di produrre effetti provvisori fino a quando non intervenga la sentenza di annullamento. E questo è il motivo per cui, peraltro, l'azione di annullamento si prescrive in 5 anni, quando invece l'annullazione di nullità non è sottoposta a termine di prescrizione. Termine di prescrizione che invece appunto è previsto per l'annullamento.